Questa che vediamo è un'altra partita di Seto Taiki, che l'abbiamo già vista una partita sua in una delle prime lezioni. È una partita sempre della Lega del Yuji, mi sembra. Vediamo, controllo. No, del Kisei. È un caso che sia di nuovo lui, perché evidentemente ha il dono di fare partite brevi, anche abbastanza ordinate, in cui riesco a capirci almeno qualcosa, o almeno ho la sensazione di capirci, e quindi vediamo la sua partita. L'avversario è Conorin. Seto Taiki è nero. Questo è un po' inusuale in realtà, no? Perché di solito si estende da uno dei lati da cui ci sono le pietre. Però si gioca, meno usuale che le altre, ma si fa. Bianco non completa subito la forma, potrebbe giocare qui al che nero verrebbe qua, ma va a giocare prima nell'altro angolo. Tanto comunque, se nero viene qui, bianco estende qua. Se bianco viene qui, no, se nero, bianco, poi nero. Quindi comunque non corre il rischio né bianco né nero. Qui adesso, come avviene spesso, bianco non completa subito il Joseki, ma prima sonda le intenzioni di nero. Su questa mossa di nero, bianco può permettersi di estendere più in là, no? Per cui potrebbe giocare questa per questa e poi arrivare fino qui. Se nero fosse venuto qui, avrebbe fatto meglio a stare più stretto e quindi giocare quest'altra. Quindi 1, 2, 3. Diciamo, questa è una delle intenzioni di questa mossa. Però in generale hanno lasciato sospeso qui, hanno lasciato un attimo sospeso qui per vedere come va. E poi probabilmente andranno a completare prima uno, poi l'altro, a seconda del risultato sul Goban. Allora, nero viene Io avrei una domanda da fare, perché ho visto, stavo leggendo prima una cosa. Sì, Posso? certo. Se a fronte di questo bianco viene qui. Sì, la mossa normale in questi ultimi anno è qui, nero viene qua, bianco da questo Atari, nero collega e poi boh, devo giocare questa mi sembra. Comunque soprattutto direi prima dell'estate. Nella prima metà dell'anno questa era giocata tantissimo. Quindi nera non sarebbe mai venuto così. Sì, qui ci sono tante varianti. Questa qui si chiama la piccola valanga ed è un Joseki delle mille varianti. Ultimamente stanno giocando delle varianti più semplici perché evidentemente non vogliono andare avanti proprio secondo il libro. Fino a riempire un quarto del Goban, perché probabilmente riduce un po' la possibilità di fare la differenza pensando con la propria testa, no? E quindi semplifica un po' la partita, nel senso che tutte e due lo sanno bene come il Joseki, quindi vanno avanti a memoria per 20 mosse e a quel punto hai giocato il 10% della partita, o quasi. E quindi se Joseki vuol dire che siamo pari, è una cosa che favorisce il giocatore che si suppone essere più debole, perché ti mantiene in parità. Se uno pensa di essere più forte, preferisce farla finita in fretta e poi entrare nel meglio gioco dove si può fare la differenza pensando su cose che sono diverse in tutte le partite. Infatti i Joseki molto complicati sono poco popolari ultimamente. Preferiscono fare cose più piccole e poi combattere. Ah, c'è anche la grande valanga, che
che è quella in cui poi ci sono le tre pietre. Quindi non necessariamente in questa sequenza, ma la forma è questa. Questa qui. Quella con due è la valanga piccola. Quindi qui si va a sbattere subito. Allora, partita qui, bianco, nero. Nero. Adesso bianco chiude di qui, comprensibilmente, nel senso che su questa nera venire qua diventa una forma un po' piccola su questo lato, soprattutto bassa, ok, magari bianco può venire, può essere anche alto, però su una cosa del genere questa diventa un'estensione molto più bella che estendere da qui fino a lì, no? Bianco e nero. Adesso bianco. Ecco, su questa in teoria bianco avrebbe potuto giocare così. Invece non ho voluto stare stretto. Che è un po'. Però avrei avuto delle buone ragioni. Io non mi metto a sindacare. Diciamo che sui libri c'è scritto che se nero sta stretto si può giocare questa e quest'altra. Poi. Allora, adesso nero viene di qui. Si poteva pensare anche a un approccio da questa parte. Evidentemente nero ritiene che questo lato, pur essendo più piccolo, è quello dove lui potrà fare più punti. Forse perché questa forma, almeno l'unica spiegazione che riesco a trovare, questa forma è più forte di quest'altra. Okay. C'è proprio dietro tutto l'angolo. Però sono ben tre incroci in meno. Quindi sono, non so, sei punti, diciamo. Quindi è un po' anche una misura di quanto questo sia più forte di quello lì. Perché se preferisce estendere su un lato che è almeno 6 punti più piccolo dell'altro, vuol dire che comunque riuscirà a ricavare più punti di qua. Stessa forma che c'era dall'altra parte, bianco continua a fare la stessa cosa, e adesso nero viene qui, perché sfida bianco a pinzarlo, perché ok, questa forma ha una debolezza che qua, no? Qui poi dopo si fa molta fatica a fare gli occhi, però con questo alle spalle, forse conta che bianco... E se invece fosse nero che andasse di là e pinza quella lì? Cioè? Se bianco invadesse di qua, posso immaginare che nero può tranquillamente salire, bianco sale e chiude dentro, per esempio, ma anche va a prendere punti. Se bianco viene qui, nero a questa, no? Abbiamo vista in una delle lezioni. Allora, bianco qui sarò vivo comunque in un modo o nell'altro. Vado ad attaccare quello, perché nero attacca questo e per non prendere gote continua ad attaccare anche lui. Allora, beh, se non altro prende punti, no? Poi è chiaro che nero fa il muro fuori e quindi non sarà poi così attaccabile, però questa pietra potrebbe anche essere considerata leggera, no? Ok, però adesso bianco la va a collegare all'angolo, cioè gioca, sì, sarà anche Giusecchi,
Ma diciamo una sequenza che ho visto giocare abbastanza negli ultimi mesi, che è questa. Allora, cosa succede? Se nero scende, allora questa forma di bianco è morta se il bianco non collega. Però, sì. sì, si fa né di qui né di là. In realtà anche questa. Basta Ane, cioè Ane difende Ane e muore. Non c'è modo di farla vivere. Si può sbagliare in vario modo come nero, però comunque fatta nel modo giusto è viva. Qualunque cosa risponde a bianco alla prima. Due Ane da una parte e dall'altra è 5. Allora, quindi saremmo stati così. Quando il bianco difende, questa non c'è, il nero comunque deve collegare, diciamo che per semplicità collega direttamente. Qui c'è una fetta. E poi il bianco può stendere di qui. Per cui a quel punto il nero ha perso tutto l'angolo e non ha praticamente ottenuto neanche influenza fuori, perché comunque questa gliela nega. Perché qui bianco è una base, non è detto che valga la pena salvare questa, no? Comunque diciamo il nero potrà fare qualche punto qua attorno, ma questo è forte. Tra l'altro adesso questa ha molto più senso di quest'altra, perché qui ci sarebbe un'invasione magari, che con la forma più solida non c'è. Quindi forse qua, anzi, dato il livello dei giocatori direi anche senza forse, quando hanno giocato questa, tutte e due avevano già capito che poteva succedere una cosa del genere là, quindi un'invasione bianca nell'angolo. E proprio per non arrivare a questo risultato, nero ha difeso in quel modo. E vabbè, comunque nero ha in ogni caso una forma che sembra avere due occhi, no? Non è che debba preoccuparsi granché. Per cui torna di qua, perché aveva giocato questa, bianco non ha risposto, e adesso viene qui, come avevamo visto nella primavera scorsa. Bianco però non gli dà retta per ora, viene qui. Ok, questo va sicuramente a ridurre la base di nero, no? E quindi lo indebolisce. Certo che tra questo e questo, a me preoccuperebbe più questo. Però, evidentemente per loro sono equivalenti. Nero in ogni caso non gioco un'altra mossa qua perché diventerebbero troppe. Quindi viene qui, che costruisce diciamo una trappola più grande per prendere queste pietre bianche. Comunque queste scapperanno, ma l'idea di nero è che farà punti qui. E bianco gioca questa che è abbastanza normale. È una mossa che serve per uscire di qui e serve anche a ridurre. Qui non, quando si gioca così non si giocava così e quindi si tagliava da una parte o dall'altra. Sì,
Però poi dopo vediamo cos'è che succede in partita, perché di qui poi accadono cose tutto qua attorno. Va detto che però, diciamo, Bianco può comunque contrattaccare in qualche modo, anche lui. Quindi bisogna vedere, cioè diventano queste contro quelle. Ci sono tante possibilità, no? Non necessariamente partendo da qui. Poi difficilmente le mosse a contatto attaccano, ma comunque questo risulta aperto. Per cui ci sono tanti modi con cui Bianco può iniziare a farsi una base qui e poi queste hanno meno base delle pietre bianche, per cui infatti Nero inizia a prendere base qua. Bianco esce, vabbè, questo riduce un po' questo genere di problemi, no? Però non è che li toglie proprio del tutto. Comunque Nero è abbastanza contento, ha fatto punti qui, ha fatto punti qua, e ha giocato questa che serve un po' a separare e vediamo cosa succede. Bisognerà fare in modo che non diventi un da me, perché se no è come aver passato una volta. Bianco ha giocato qui, il suo gruppo è solido, questo adesso è, secondo me adesso sono equivalenti. Vabbè. Come si può proseguire? Io l'ho visto. Anche tu, perfetto. Però il concetto è che qui è forte Nero. Qui è forte. Qui forse deboluccio. Ma non è chiaro come andare ad attaccarlo, no? So, questa è una mossa che va a prendere un punto di questa, vitale di questa forma. Queste quattro pietre sono la forma. Ci sarebbe questo che è un altro punto vitale di un'altra forma. Ci sono poi le mosse per togliere ulteriormente la base. Però da qualsiasi parte si prema, Nero sembra che possa scappare un po' via, no? Allora, adesso che fa Bianco? Fa una strategia, esattamente, va a guardare dall'altra parte. Allora, fa una strategia di questo genere. Proverbio attacca occidente per colpire oriente o qualcosa, o il contrario. Ok. Questa è importante perché sennò fa nel bianco e nero è costretto a giocare qui che perde tanti punti, no? Ok, e viene qui. Allora, questa la si poteva giocare anche subito, no? Mette pressione su questo. Però, avendo queste due, c'è la possibilità di trasformarla in una mossa che non solo attacca, ma fa anche punti. Queste due sono due mosse forzanti. In giapponese sono i kikashi. C'è un proverbio che dice che i kikashi prima si giocano e poi si abbandonano. E adesso lo vediamo praticamente subito. Perché nero gioca qui, vabbè, questa di bianco è indispensabile, nero da Atari, e bianco non prova a salvarlo così, perché comunque si sottoporrebbe a un attacco. Sì, anche lui può contrattaccare, però insomma, c'è tutto il gruppo nero che lo aspetta, poi qui ci sono dei tagli, questa viene incatturata, insomma. Saltano fuori poi tutte le debolezze che ha nella forma bianco, no? Quindi bianco che fa? Consistente con la sua idea di provare a attaccare di qui ma anche a fare i punti, torna indietro, nero cattura subito e poi bianco gioca. Allora, questa è una forma più classica, se vogliamo, no? Però anche qui non ha troppi problemi. Cioè, quando nero spinge, credo che bianco questa se la possa permettere. Beh, sì, nero, bianco, nero, bianco, nero, e questo comunque
Certo, c'è questa debolezza, no? Cioè, perché se ci fosse una pietra qui, Bianco qualche problema ce l'avrebbe. Per cui togliamo tutto e torniamo da capo. Una mossa nera qui è un'invasione che mira poi a impedire a Bianco di rispondere qui in pratica, dovrà forse scendere. Però è anche un'invasione proprio dentro. Per cui c'è il rischio che Bianco risponde sopra, dice adesso dove va. Sì, però io l'ho giocata perché così adesso tu devi difendere qui e non lì e perdi punti, ok, però tra questo e questo quello che ha perso punti è stato nero. Quindi c'è un po' di agi, ma non è facile sfruttarlo tutto. Magari bisogna iniziare ad avere prima delle pietre qui che permettano di tenere schiacciato Bianco. Vediamo poi se succede qualcosa del genere. Allora, Nero adesso prova a vivere, cioè prova a vivere, si rafforza. Questa è una tecnica abbastanza normale, prima in seconda, poi in quarta, a cavallo della pietra. Perché c'è questa. Esattamente, perché c'è quella. Perché adesso Nero decide di star fuori. Bianco cerca di togliere la forma degli occhi. Chiaramente non poteva subito giocare qui perché veniva catturato in pietà. Adesso c'è una forma un po' da brividi. Funziona. Però diciamo che rispetto a questa dava solo 3 libertà a Nero, no? E poi possono esserci magari problemi di qualsiasi tipo, insomma, può essere pressato. Così hai 4 libertà e sei un po' meno pressabile. Poi, se Nero viene avanti, puoi comunque uscire per primo. Su questo semplicemente catturi. Prego. Una cosa, il problema inizio dove era prima? Qui è nero. Nero. E se nero gioca qua? No, che vado Ma nessuno. allora forse Nero può anche semplicemente continuare a premere da fuori, perché forzare Bianco a catturare queste due, cioè giocare tante pietre per fare 4, 5, 6, 7, 8 punti, è circa una cosa da una mossa a punto, no? Non è proprio da medio gioco. Allora. Nero invece viene qui. Bianco da più in mezzo. A Nero non importa a questo punto perché tanto qui si va per vivo. E invece di provare a salvare queste, che tanto comunque non ci riesce, tagliato, avanza per annullare il muoio, perché una mossa bianca qui sarebbe un muro di qui, un muro di lì, sarebbe veramente grossa. E vabbè, con questa ha dato senso anche a quest'altra. Bianco blocca. Proviamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, tra il punto prigioniero, ma anche 13, quindi so, gli do qualche punto in più, no? Poi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, che sono 54, 55 punti, una cosa del genere. Bianco, boh, un 2, non tanti di più perché è molto debole. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sembra avere di più bianco. E che inoltre ho con. Per cui nero deve inventarsi un po' qualcosa.
E cosa prova a fare? Prova a fare esattamente la stessa manovra che prima ha fatto bianco. Va a giocare contro il gruppo forte per poi andare a rompere le scatole a quello debole. Però non per catturarlo, ma poi magari per uscire di qua Sì, e fare così. certo. Se nero fa un muro qui, poi dopo ha due opzioni, o giochi in mezzo e prova a ucciderlo, oppure semplicemente lo confina e prova a fare i punti qua. Lì bisogna vedere. Bianco comunque non vuole cedere subito. Prima gioca delle mosse senti di qua per togliere qualche punto a nero, no? Anche perché magari alla fine la partita potrebbe anche finire di un punto o due, quindi perché no? Nero non può tagliare, però dopo questa comunque è vivo, no? Però bianco ha mantenuto È sempre. vivo? Sì. Su questa bianca non lo Sì, scende no, pure. Però bianco ha tenuto sempre. E adesso viene qui. Lì bisogna mettersi a pensare attentamente e dire ok, ha mantenuto sempre ma gli ha dato una vita con 5 punti. Gli è convenuto? Boh, bisogna mettersi a fare i conti proprio punto per punto con tutte le varianti. qui non conveniva provare a bloccarlo qua e a sua volta provare a confinarlo prima che Okay. venisse Sì, troppo. forse. Bisogna vedere Ha quali paura sono che le. questo è più ancoraggi con questo e se taglia rischia Non lo so, di. bisogna mettersi a leggere proprio tutte le varianti, non vedo una cosa proprio ovvia, però evidentemente giocando qui è perché si sente un po' in qualche debolezza. Diciamo che comunque questa, e sono tre libertà, no? Per cui deve stare attento anche bianco nei vari combattimenti. Quindi se ha letto e c'è qualcosa che non va. Nero lo obbliga a catturare quelle. Indietro. E bianco adesso esce. Nero inizia a costruire punti qua. Vabbè, è un po', qualche modo forzata, vale qualche punto e gli deve giocare un po' come le mosse qui, no? Vabbè, nessuna sorpresa qui. C'è la difesa, bianco viene qui, che esce e va, cerca di andare a collegarsi. E finalmente nero gioca la mossa che avevi suggerito all'inizio. Certo, adesso a bianco dà un po' meno fastidio, no? Perché ci sono tutte queste. Per contro, se nero può giocare anche qui e cercare di tagliare via qua, vedi che queste tre. Quindi in quel caso bianco va, verrà. Bianco viene qui. Innalza ancora il muro. Con questo completa l'accerchiamento, è chiuso di qui ed è chiuso di qui, no? E ci sono tanti punti fastidiosi per non fargli fare blocchi. Adesso bianco, dopo che nero ha costruito anche questi punti, non è più così avanti, no? Perché nero ha mantenuto tutti quelli che aveva e ne ha fatto qualcuno. Bianco ha mantenuto quelli che aveva e quindi sono andati più o meno pari. Per cui a questa bianco deve rispondere. Se no poi ci sono effettivamente tutte le mosse qui che danno problemi. Adesso
però la partita va a finire abbastanza in fretta. Cioè, ormai i gruppi sono tutti assestati. L'unico che ha problemi è questo di bianco. E vediamo come gioca nero. Qui non mi metto a sindacare su meglio questo, meglio quel, cioè, proprio scontato che vanno bene, perché poi ci sarà magari anche un errore da qualche parte, ma no, mi sono distratto. Insomma, vanno bene così come sono. E questo non è un brutto risultato, è riuscito a isolare queste, per cui se prima con questa salita erano diventati quasi pari, adesso probabilmente un po' avanti nero. Però possiamo anche metterci a contare e vediamo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Queste adesso non le conto più come punti. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, più il comì, 32, 33, 34, sono 68 punti. 1, 2, 3, ma facciamo anche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e quindi nero avanti di questo e questo. Per cui almeno una dozzina di punti, ma forse anche di Sì. più. È vero, bianco non ha nessuna possibilità di scappare adesso. Sì, sicuramente, tra l'altro deve provare a fare qualcosa, se no perde. Però non sarà proprio semplice semplice. Tanto viene qui. Il fatto che nero non ha delle grosse debolezze, cioè perché qui dicevo, il fatto è che nero non ha delle grossissime debolezze, perché può avere qualche taglio qui, ma se anche gli lascia queste per chiudere qualcosa qua, lo compensa. Poi è un po' avanti, quindi può anche cedere qualcosa. E tutte queste pietre qui lo aiutano tutti questi conoscimenti. Taglio deciso. Nero sa che comunque se chiude questi avanti. Questo è, diciamo, l'ultima cosa a cui può puntare bianco, ma è un ottimo esempio di come andare a isolare un gruppo che parte già tagliato. Allora, ma è anche un buon esempio di come si fa a combattere, perché bianco sta andando, ok, è disperato qui, no? Nel senso che comunque si vede che ha poco spazio, però sta cercando di tagliare via qualcosa. Se taglia qua, poi dopo potrebbero essere queste pietre nere contro queste bianche. Quindi un'invasione che sfocia in un semeai è comunque un'invasione buona. Solo che si rendono conto tutte e due che non c'è niente da fare. Cioè, bianco abbandona qua. Se bianco connette qui, nero connette qui. Sì, però diciamo queste tre non hanno nessun problema. Allora, queste quattro non hanno problemi perché o cattura o connette. Ah, sì. Queste tre non hanno problemi perché o cattura di qui o cattura di lì. Su questo, diciamo, se anche nero fa l'arrendevole, viene
comunque è collegato, queste le ha prese, ha ceduto queste qua, 1, 2, 3, 4, 5, in cambio di tutte queste che non erano state contate prima. Sì, Vabbè, ha sì, 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 sì. comunque guadagnato. Ah, e anche di questi qui. Per cui non è un problema. Adesso ho il problema di far vivere questo gruppo qua. Allora. Ma probabilmente qua No, sotto due occhi ci sono, no? no, no, Perché c'è sì. questa. Giusto, giusto. Dovrebbe andare.